chiamo Alessandra e sono un'insegnante di Taekwondo. Sono anche studentessa di scienze motorie adattate all'Università di Pavia. Che cos'è il Taekwondo? Il Taekwondo è un'arte marziale ed è formata da una parte di combattimento, dove i calci che si imparano in palestra vengono messi in pratica insieme ad un compagno, e una parte di forme, dove le tecniche del Taekwondo vengono messe in pratica a vuoto, secondo delle sequenze prestabilite. Quello che farò oggi sarà provare a insegnarti i tre calci base del Taekwondo in modo divertente, e lo farò insieme ad un mio piccolo allievo che si chiama Wang Yi. Lui ha 12 anni e verrà aiutato dalla sua sorellina Nana e dalla sua mamma. Sei pronta a divertirti? Ci siamo? Sì. Facciamo poi il saluto, va bene? Lo facciamo tutti insieme, ok? Sì. Ditemi se mi vedete, ma dovreste vedermi. Sì. Ok. Serio? Kene. Bravissimi. Quindi ci siete. Spieghiamo agli altri bambini come si fa il calcio frontale. Quindi, siccome siamo all'inizio, ci mettiamo in guardia, un braccio che copre la pancia e l'altro davanti. Da qui solleveremo un ginocchio e lo allungiamo avanti. Ok. Provate, me lo fate vedere anche voi? Wang-Yi, me lo fai vedere anche te? Senza cuscino per ora, senza. Dopo sul cuscino. Proviamo, pieghiamo il ginocchio e allunghiamo il piede in avanti. Bravissimi. Ok, adesso chiediamo l'aiuto a una mamma o un papà o qualcuno che ci tenga il cuscino in questo modo, guardate. Così, piatto davanti. Di lato. Le mani vanno di lato, come le sue, vedete? In questo modo. Noi ci mettiamo in guardia davanti e tiriamo un calcio che da sotto alza il cuscino. Quindi guardate il mio piede, da qui alzo il cuscino. Ok? Da qua alzo e alzo il cuscino. E proviamo a farlo anche voi con la gamba. Me lo fate vedere anche voi, bimbi? Bravo, Wang-Yi. Vuoi provare, Nana? Vuoi vedere, Nana? Dai, Nana, tira il calcio. No, niente. Ok, allora Wang-Yi, lo facciamo col chiap. Dobbiamo far vedere agli altri bambini cosa si fa quando si fa un calcio. Quindi, okay. Quando tiro un calcio, devo urlare cosa? Chiappo. Bravissimo, bravissimo. Pronto, lo facciamo insieme. Via. Chiappo. Bravo, ancora uno, più forte. Vai. Chiappo. Bravissimo. Ok, il primo calcio gliel'abbiamo insegnato. Dobbiamo fargli vedere il secondo calcio che faremo insieme. Il secondo è il calcio circolare. Come è un calcio un po' più difficile, magari non l'ha mai provato prima, possiamo consigliare di appoggiare prima una mano sul muro, ok? Se hai un papà o qualcuno vicino o un muro vicino, certo, ti puoi appoggiare a lui. Esatto. Quindi, possiamo appoggiare la mano al muro. Non si vede. Aspetta che metto meglio. Ok, possiamo appoggiare la mano sul muro. La pancia si trova di lato. Il nostro genitore metterà il cuscino in questo modo, in verticale, ok? Metterà da sopra a sotto, perfetto. Con la mano sul muro, alziamo di nuovo il ginocchio e andiamo a colpire il cuscino con questa parte del piede. Quindi, quando siamo giù, un braccio copre la pancia, il ginocchio si alza e colpisce il cuscino. Ok? Prova un po' avanti, me lo fai vedere? Di il cuscino di lato, bravo, esatto, il cuscino va messo in questo modo, esatto, esatto, ok, bravissimo, perfetto, ora facciamo vedere l'ultimo calcio, l'ultimo calcio è quello che spinge, quello che sta facendo Nana, esatto. Il cuscino non andrà più messo in questo modo, ma andrà messo di fronte a noi, così. Noi dovremo provare col piede
a spingerlo via, ok? Così. Quindi metteremo di nuovo la mano al muro, un braccio copre la pancia, questa volta il ginocchio quando si alza va verso il muro, da qui spinge verso il cuscino, ok? Proviamo insieme?